Con la vittoria dell'Eagles Aprilia. Aprilia, che tra l'altro mantiene l'imbattibilità di questo campionato, siamo in compagnia di Alessio Bucet, promosso in prima squadra ormai già da diverse settimane. Il passo è completamente diverso rispetto a quello dell'Under 21? Beh ovviamente sì, anche perché si gioca con gente anche più grande, di, di più esperienza e quindi è normale che il passo deve essere diverso per forza. Però il fatto di essere stato promosso e di avere un minutaggio, almeno in questa fase finale della stagione, ti rende anche un, un onore? Sì, sì, ovviamente. Diciamo non è anche il primo anno, questa è la quarta stagione che... Ovviamente con gli allenamenti e tutto quanto mi impegno, i mister mi danno questa possibilità di fare, di giocare dei minuti con la prima squadra e ovviamente sono orgoglioso di quello che faccio e cerco di dare sempre di più. Allora partenza sprint da parte del Nettuno, due gol, sembravano che vi avevano completamente tagliato le gambe, oltre al caldo che quest'oggi si è fatto sentire, voi invece con molta tranquillità piano 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 siete saliti leggermente di intensità, non parliamo proprio di un grande ritmo, oggi il caldo l'ha fatto da padrone però l'Eagles ha poi capovolto il risultato sì sì ovviamente in queste condizioni sembra di essere in piena estate eh, il caldo influisce sempre sul gioco poi anche il campo è diverso dal nostro siamo abituati con un campo leggermente più piccolo al chiuso quindi è anche normale che i ritmi erano meno elevati rispetto a quelli che giochiamo solitamente bene e da adesso da Alessio Bucce ci trasferiamo invece con Amatori 1-2 dicevamo dalla partenza sprint della tua squadra, 2 gol di rapina, soprattutto il primo ha insistentemente continuato l'azione, ha depositato la palla in rete, l'1-0 poi c'è stato il raddoppio il caldo, ma oggi si è fatta sentire anche qualche assenza pesante. Beh sì, diciamo che siamo partiti subito bene molto forte, anche se col caldo comunque aspettavamo una partita molto difficile, anche perché siamo molto rimaneggiati, un po' per infortuni un po' qualche assenza diciamo di troppo anche dovuta a qualche squalifica però abbiamo preparato bene la partita Infatti, abbiamo giocato diciamo, con intensità, anche se comunque eravamo in pochi, tutti quanti abbiamo dato il 110%. Siamo stati un po' sfortunati sui gol che abbiamo preso, però ecco, noi ci manca ancora una partita e daremo il massimo in questo ultimo. Ecco, non ci sarebbe voluto questo finale con diciamo, le squadre un po' più che hanno fatto da padrona in questa parte della, della stagione. Oggi l'Eagles Aprilia, l'NN1 le, 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 deve faticare per mantenere questa, questa piazza. Voi cercate di raggiungere una posizione migliore, però come è fatto notare e come abbiamo detto le assenze un po' più... Squalivia, un po' più di infortunio. Tra l'altro, sembra che si sia aggiunta quella di Gian Giacomo. Non conosciamo bene l'entità dell'infortunio, dell ma sembra piuttosto grave. Sì, speriamo. Adesso vediamo un attimo. Questa settimana che entra, speriamo che Giampaolo riesca comunque sia a recuperare. Ecco, perché siamo rimaneggiati e comunque ci dà tanto anche in campo, anche come grinta. E però ecco, noi adesso faremo il nostro meglio in quest'ultima partita e giocheremo come sappiamo fare, sperando di portare ecco il punteggio pieno a casa. Ecco, punteggio pieno, ma non possiamo dimenticare che comunque c'è ancora da giocare un mini torneo, la possibilità di giocare la prima partita in casa dei playoff nella Coppa Provincia di Latina e l'N1 non vuole assolutamente recitarle il ruolo di, di Cenerentola nonostante le difficoltà. No, no, noi ecco, quest'ultimo video diciamo stiamo giocando molto bene, stiamo dando veramente tanto e ai playoff ci faremo trovare pronti recuperando anche qualche giocatore importante e cercheremo ecco di, di mettere il nostro, fare il nostro per arrivare fino alla fine.